Benvenuti nel 14° episodio della Ginger Roller Coaster. Gara 3, dentro fuori, non possiamo più sbagliare, tutto nelle nostre mani. Gara 2, raga, come sapete, è stato un obbrobrio per gli occhi, per tutte le famiglie d'Italia probabilmente. Mi scuso anche per la partita che abbiamo giocato. Però oggi abbiamo l'opportunità di rifarci. Siamo carichi a manetta, siamo carichi per sconfiggere questa zona di Teramo. Mettete un like, condividete, iscrivetevi. Mi raccomando, perché il 60% di voi che vede i video non è iscritto. Quindi, raga, mi raccomando, uno love e vi lascio il video, let's go. 4, Terzino, Matteo, Mamba Rosso. Benvenuti a tutti alla terza giornata dei quarti di finale. Chi vince oggi passa il turno e vola in semifinale, mentre chi perde va a casa e finisce la stagione. Termoli contro Teramo, la sfida che proclamerà la seconda semifinalista dopo Mosciano. Ricordiamo che Termoli ha vinto contro il Teramo in gara 1, mentre il Teramo ha dominato i termolesi in gara 2. Bruttissimo stop per la formazione molisana, che purtroppo non è riuscita a rispettare i pronostici e è andata sull'1-1 contro la formazione biancorossa. Questo è il calendario playoff 2024 e non ci aspetta altro che proclamare le formazioni. Ma prima, ragazzi, velocemente ricordate di mettere like al video e iscrivervi, grazie mille. Per il quintetto di casa, col numero 14 è tornato direttamente da Napoli Mario Caressa, col numero 25 Rupi, col numero 4 Terzillaccio Malefi, col numero 6 Didio Mede e col numero 33 Matteo Grimaldi. Mentre per il quintetto ospiti, col numero 6 in cabina di regia di Gian Domenico, col numero 21 di Luca, col numero 10 Leoncio, col numero 14 Straight from the US Scafidi, col numero 13 di Giorgio. Ragazzi, come sapete, questa, ve l'ho ripetuto mille volte, è una partita che Termoli non può sbagliare. I biancoazzurri non possono permettersi errori. Ricordiamo inoltre che la formazione di coach Marinelli si è allenata veramente duro questa settimana per cercare di superare la zona teramana, che li ha messi veramente in difficoltà nelle ultime partite. Riuscirà Termoli a portarla a casa oggi? Oggi è una partita fondamentale per l'AIR. I ragazzi sanno quanto anche tutta la città ci tenga e quindi sono sicuro che ce la metteranno tutta per portarla a casa. E speriamo bene. Se dovessimo paragonare questa gara di playoff ad una serie playoff NBA, quale sarebbe? Per me è Cleveland Miami. Chi è il peggior giocatore di tutti i tempi dell'NBA? Secondo me è Ben Simmons. Sta per iniziare qui una delle partite che permetteranno alla formazione termolese di raggiungere, o perlomeno cercare di raggiungere, l'obiettivo finale. Qui vediamo il primo possesso col numero 25, straight from Argentina, Sergio Rupil. Piccherò il numero 6 di Diomede. Terzillo prende il primo, tocca il primo pallone della partita, lo passa di Diomede che attacca la linea di fondo, aiuto in due persone della formazione biancorossa, scarico di Rupil per Diomede che sotto canestro sbaglia, ma prende il rimbalzo e segna un tentativo, un secondo tentativo che porta sul primo vantaggio della partita i biancoazzurri. Ma sull'altro lato del parquet Leonzo e Scafidi non ci stanno. Isolamento per Scafidi contro il Rosetano, straight from Rosetto di Abruzzi, che scarica il numero 6, bomba, Mario Caressa passa tutto al blocco. Primo ferro, prende rimbalzo Sergio Rupil che spinge il secondo attacco della partita per i molisani. Attacca al centro, palla sporcata al numero 21 De Luca. Di Diomede la prende, pull up dal centro aria, 4 punti di fila per il Rosetano Doc Arrosticini. Vediamo se la formazione capitanata da Silvio Marinario riuscirà sin da subito a imporre il loro gioco contro i teramani. Ma poi vediamo Leonzio in and out contro Rupil, scarico al numero 6 che tira un tiro forzatissimo. Primo ferro, rimbalzo tappato da Terzillo, rimbalzo di Diomede, Scafidi la sporca e recupera il possesso, recupera una palla vagante, la spara dall'angolo senza senso Scafidi, che porta Teramo sul 4-3, più uno per Termoli. Ma Terzillo non ci sta e spara la prima tripla della partita che va a segno. Ti ricordiamo che Terzillo non è mai stato in gara questa serie di playoff. Speriamo che questa partita vada meglio. Qua tenta di contenere il numero 21 De Luca che gli tira sopra la testa e segna due punti per portare Teramo sul 7-5. Si sono accesi gli animi, si sono scaldate le tribune in quel del Palazzo Abetta di Termoli, meglio del Maracanã di Rio de Janeiro. Ma qua vediamo il numero 13, attacca la linea di fondo marcato da Sergio Rupil, tira, viene stoppato, rimbalzo di Scafidi che con un circus shot segna altri due punti e porta Teramo sul meno 3. Ma Terzillaccio non ci sta, Terzillaccio malefico attacca subito e ruba due punti in layup di Mancina. Quinto punto in fila di Terzillaccio e Kei Rosso Malpelo. Qua passissimi del fratello rosso non fischiati, ma Simone di Diomede la prende e segna altri due punti contro il numero 14 Scafidi. Primo time out della partita e primo vantaggio lungo di Termoli.
che cerca di portare a casa questa partita. Ma come vediamo, Leon ci ha lasciato liberissimo, bruttissima rotazione, bruttissima difesa di Termoli, viene punita dal numero 10 direttamente da Tewa Mounsue. Intanto dall'altro lato, alto basso clamoroso tra il rosso pugliese e il rosettano d'Abruzzo. 16-10 per Termoli, che rimette la palla in post basso al numero 33, che con un semigancio firmato Macron segna altri 2 points. Dopo 6 minuti dall'inizio della partita, l'Air Basket conduce già di 8 punti, anzi scusate 10 punti, perché il numero 14 direttamente da Pozzuoli segna altri 2 punti in palleggiare se tiro, 20-10. Numero 6 finta su Rupil clamorosa, Rupil salta e va a far palle, numero 13 la ridà al numero 6, mismatch con il 25 Sergio Rupil, passaggio dietro la schiena, con un po' di fortuna arriva a destinazione e il filadelfiano la mette dentro la saccoccia. Ennesimo attacco contro la zona della squadra coachata da coach Marinelli, pull up di Simone Di Diomede che è un fire questo inizio di partita e indica la panchina a segno di Shawens, mettiamola così. Qua extra rotazione dei termolesi che non ci capiscono più niente durante questo attacco, vanno in due sul pallone, extra pass per Leonzo che manda il ball a Sergio Rupil e segna la tripla che porta i biancorossi sul 22-15. È importante mantenere il gap. Terzillo la ridà a Mario Caresta che spara senza senso a inizio dell'azione con 15 secondi sul cronometro dei 24 secondi, ma la follia è parte della sua vita essendo campano. Ragazzi, ovviamente scherzo, è tutto riferimento a parte che ai campani. Ma qua vediamo, a parte gli scherzi, il numero 6 contro il numero 14 Mario Caresta, cross, torna indietro, attacca il centro, scarico per il numero 13 contro il numero 6 che spara una tripla tabellata in crilde, rimbalzo di Scafidi che viene toccato da Mario Caresta che tenta il passaggio per la fine del primo quarto. 25-15, più 10 per la formazione termolese che entra nel secondo quarto con più fiducia, con più cazzima per cercare di portare a casa questo match. Il primo possesso della seconda frazione di gioco è bianco-rosso, ma qua vediamo il numero 6 marcato numero 14, passaggio a Leonzo, classico pick and roll tra Leonzo e il numero 13, mismatch accettato da Simone Di Diomede che non ha paura di nessuno, lo manda sulla linea di fondo, spin move di Leonzo, scarica il numero 21 Luca marcato da Terzillo che attacca il fondo, Terzillo si fa battere clamorosamente, scarico, Terzillo con un wall up incredibile, chiedono il fallo e arriva, 2 tiri liberi per Scafidi, 25-17 con classica dedica alla sua fidanzata. Ragazzi, lo sapete già, l'attacco termolese gestito a Mario Caresta mette palla in post alto a Simone Di Diomede, palla a Terzillo, Simone Di Diomede e Terzillo non si capiscono, ma scarico nell'angolo a Claudio Suriano che tenta la tripla e la mette. Batman, fallo vedere questo 3 sugli occhi, fratello mio. Ma qua vediamo Leonzo marcato dal numero 7 canistro che è entrato in partita come un mastino lavico. E qua la recuperata da Rupil che spinge, mette il turbo, Speedy Gonzalez e va lei a pare altri 2 punti per il più 13 termolese. Termoli sta cercando di prendere il largo come ha fatto il Titanic, però senza affondare, ragazzi. Ricordiamoci che affondare non è una bella cosa. E qua il numero 21 extra pass al numero 8 che attacca in di fondo, se non si fa battere, scarico per il numero 21 extra pass per il numero 13, bellissima palla canestro da parte di Teramo che segna 2 punti, anzi scusate 3, e riporta i teramani sotto di 10 lunghezze. Classico end off tra il numero 10 e il numero 13. Rupil è assatanato questa partita, chiama il cambio sul blocco, Suriano sul numero 10, altro cambio, caribaltamento di lato il numero 13 che attacca al centro, Figuera se si fa battere direttamente all'Honduras, scarico pazzo per Leon sul numero 10 che ha una mano fatata e da fuori raramente sbaglia. Ho qua miscommunication sbagliatissima da parte della difesa termolese, preghiera tirata in aria, rimbalzo di Scafidi e posso dire con un po' di chapette, culette in francese come si dice, e segna il 32-25 per Teramo, scarico di Rupil, palla in angolo a Sergione Nazionale, mamma mia, palla canestro, attacca a linea di fondo, attacca il centro, poi scarico per Claudione Nazionale, mamma mia che palla canestro, che attacco la zona, si vede che i ragazzi di coach Marinelli l'hanno preparata durante la settimana. Questo tipo di difesa non fa più paura ai bianco azzurri che adesso con Figueras tentano di difendere il tiro di Leonzo, rimbalzone di Terzillo che fa ripartire il contropiede con canistro extra pesa Rupil, l'argentino malefico, il numero 25 direttamente dalla terra del mate, e segna altri 2 punti sul 36-25. Qua sfondamento secondo me non chiamato dalla parte degli arbitri, della terra arbitrale, che ovviamente massimo rispetto ragazzi, gli arbitri non si toccano neanche con un dito, e Rupil segna un end-one qua e si gasa, faccelo vedere questo misepide. Sergio Rupil non si gasa mai, ma in questa partita tutto è possibile. Timeout obbligatorio per la formazione abruzzese che sul 38-25 deve
pensare a come fermare la corazzata bianco-azzurra. Qua scarico, toccato da Terzillo e fallo subito da Terzillaccio Malefico che viene portato in lunetta da Scafini. Il primo tiro a bersaglio, il secondo pure. Mamma mia, che pubblico c'era ieri al Pala Sabetta di Tirana, direttamente dall'Albania. Qua vediamo palla in posta al numero 20 Figueras, che scarica la palla in angolo a Terzillaccio, che altra tripla! E dedica questa triplazza al fan. Fratello, se stai vedendo questo video, oh love, ti voglio bene. 42-25 con Leonzo che spara una preghiera per Ara, rimbalzone di Rupil che fa ripartire il contropiede. Teramo sta per scoppiare, Figueras va su, sbaglia un layup già fatto, ma Rupil, già lo sapete che direttamente dai Monti Argentini prende questo rimbalzo e segna il 44-27. Sto per morire. Figueras scarico, ne ho entrato Alessio Pintardi, più 20 per la formazione di Termoli, che scappa e tenta di raggiungere il massimo vantaggio. Anzi, lo raggiunge col più 20. Leonzo spara una tripla dalla linea della pallavolo e segna il meno 17 per la formazione bianco-rossa. Figueras, mi cerco il numero 6, preferisce andare dall'altro lato a Claudio Suriano, che attacca il centro, scarico per Tardi, extra pass per Canistro, che spara una tripla dall'ala destra dai 45 gradi e Terzino si gasa. Il suo fratello si alza dalla panchina per ringraziare di aver tirato, perché fratello devi tirare un po' di più se stai vedendo questo video. Intanto dall'altro lato canestro numero 11, tecnico fischiato alla panchina del Teramo, 51-32 con Canistro che con una pulizia tecnica incredibile segna un palleggiare e si tira la Kyrie Irving. Ma ascoltiamo l'intervista in partita. Cosa pensi che la tua squadra debba fare per migliorare nel secondo tempo? Bah, nel secondo tempo secondo me dobbiamo continuare come abbiamo giocato finora. Abbiamo giocato bene, siamo riusciti a penetrare negli spazi e anche a sganciare molte bombe da tre, quindi sono contento e se continuiamo così secondo me riusciremo a passare. Chi è stato il giocatore più sorprendente fino a questo momento della partita? Per me Claudio Soriano, come ogni partita riesce a prendere tutti i rimbalzi e a far girare molto la palla della squadra e mi è piaciuta la sua prestazione. Prendi il tuo giocatore preferito tra Termoli e Teramo e dimmi chi sembra tra i giocatori dell'NBA. Secondo me Mamba sembra come Kyrie Irving, ha uno stile di gioco molto simile a lui. Più 19 per la formazione termolese, capitanata, coachata da Silvio Marinaro e coach Marinelli. Qua vediamo il primo possesso del terzo quarto con un passaggio clamoroso di Simone Di Diomede per il rosso malefico, asse Roseto Irlanda, no cap. E poi Terzillo vola in cielo con gli angeli, mette le ali perché ha bevuto un po' di Red Bull, rivaliamo dal replay center, e cancella la vita del numero 6. Ma lo stesso dicendo medico non ci sta, attacca due giocatori del Termoli e va a depositare dentro la saccoccia altri due punti, 55-36 per la formazione di casa. Qui vediamo isolamento del numero 14 Scafini che in faccia all'altro rosso malefico della squadra va a capocciare due punti. Capocciare non è un termine italiano, però va bene lo stesso. Qua Mario Caressa attacca nella di fondo, aiuto di Scafidi, scarico a Rupil, finta di dietro Leonzo, lo guarda malissimo, spara, figuraccia di Sergio Rupil, ma Mario Caressa prende il rimbalzo e torna a metà campo a reimpostare l'azione. Passaggio al numero 25 Rupil, spin move su due difensori, tira una preghiera per aria e viene fischiato fallo su di lui. Nell'altra metà campo c'è Termo che imposta l'azione col numero 21, blocco del numero 13, miscommunication da parte di Diomede Terzillo, la coppia che non comunica, proprio loro. Sì ragazzi, abbiamo preso due punti clamorosi facilissimi che non dovevamo concedere, ma qui vediamo rimbalzo di Diomede, apertura a Mario Caressa, passaggio skip dall'altro lato sui 45 a Terzillo che spara da tre punti e segna. Sergio Rupil gli dà confidenza e torna dentro la serie, torna dentro il campionato il rosso d'Arezzo. Qua Terzillo close out sul numero 13, tiene benissimo la penetrazione, salta però, stoppate di Diomede, rimbalzo numero 13 un po' lucky e va a depositare dentro la retina altri due punti, 58-42 per Termo che spara una tripla con numero 6 in transizione e porta Teramo sul meno 13. Pierrot tra Leonzo e Scafidi, Scafidi tira una preghiera per aria and one, parziale clamoroso di Teramo che si porta con questo tiro libero sul meno 10. Coach Marinelli time out, c'è da pensare. Rimessa sulla linea di fondo per Gioele che la spara in angolo a Terzillo, spara un altro tiro da tre punti, Terzillo è rientrato ufficialmente nel game, 65-50 più 10 per Termoli. Qua Mario Caressa gioca con 7 difensori pure con l'allenatore avversario, la spara per aria altri due punti, 62-50 più 12,
Termoli non ci sta e rispedisce in doppia cifra di svantaggio, di vantaggio, la formazione teramana, penetrazione numero 13, contenuta benissimo dalla formazione di casa, rimbalzo di Rupil che spinge il contropiede, passaggio a Mario Caresta, più 14, timeout richiesto da Teramo che deve pensarci su. Leonzio qua che si lamenta un po' con i compagni di squadra, Rupil ancora satanato contro il numero 10 Leonzio, pop del numero 13, riceve il pallone, blocco tra lunghi, hand off al numero 6, palla sotto a Scafidi che tira contro tre difensori, mamma mia sembrava Kobe Bryant o Kyrie Irving delle due R, dipende da come lo volete vedere voi. Rupil contro Leonzio, palla in post basso, ancora sempre a lui il numero 14 che scarica la palla ma viene intercettata da Super Mario Caresta che lancia il contropiede, l'argentino pieno di muscoli amate, e va a segnare due punti per il 67-52, più 15 per i bianco azzurri, penetrazione del numero 21 contro Mario Caresta, body weight, hit the weight room baby, più 13 per Termoli che adesso ha in mano la palla per portarsi a più 14, più 15 o più 16 o più 17 o più 16, non so neanche contare ragazzi, sì, ebbene sì, non sono mai andato a scuola, no scherzo, ma Mario Caresta fa un'esi clamorosa, butta per terra un difensore e va a segnare altri due punti, è tornato direttamente da Napoli, direttamente al Vesuvio, ma qua Terzillo tocca la palla da dietro, si lancia in contropiede, va a schiacciare, no, no, perché sono una figa moscia. 74-56, eh sì Matteo, parla, parla cavolo, che quando vinci è giusto fare un po' di trash talking, quando perdi è un po' meno bello farlo, però comunque si fa lo stesso, tripla del numero 6, 74-59 per la formazione di casa, come sempre, ribaltamento di lato che la palla arriva al numero 4, ripassa la palla al numero 25, piccherò al centrale tra 25 e 20, Joelle Figueras, alla palla arriva al numero 19, Claudio Suriano, anche lui napoletano, anche lui c'ha il fuoco dentro come il Vesuvio e speriamo che non erutti, anzi speriamo che erutti nella prossima partita se Termoli la porterà a casa. Finisce qui il terzo periodo e Termoli, convintissima di portare a casa questa partita, andrà a giocarsi gli ultimi 10 minuti di gara sul 76-59. Primo possesso per Teramo che sta cercando ancora di limare lo svantaggio accumulatosi durante i tre quarti precedenti. Finta di tiro numero 6, la palla arriva sotto al 13 che sbaglia, rimbalzo ancora una volta dell'americano Scafidi che segna altri due punti e porta i suoi sul meno 15. Rupil manda direttamente al bar di Giovi in provincia d'Arezzo e Terzillo spara un'altra tripla. Boom shakalaka, rivediamo dal replay center, apprezziamo Sergio Rupil che mi ha visto con la coda dell'occhio e ancora prima che la palla entrasse ha esultato. Qua pick and roll tra numero 10 e numero 14, classico, finta clamorosa del numero 10 Leonzio che va a depositare due punti dentro la retina, ma Mario Caresta subito incavolato nero, la passa Joelle, Eurostep pazzesco, scarico in angolo per l'ennesima tripla dall'angolo, cos'ha del numero 13 che però non serve a niente perché Terzillaccio è in foga, è ritornato nel game e spara caldo come una stufa un'altra tripla dall'angolo, qui vediamo Leonzio incazzato fradicio con i suoi compagni, più 19 per l'Air Basket che ancora con il suo playmaker classico riesce ancora una volta a ribaltare il lato, incredibile, finta che non ci casca nessuno, Matteo Terzillaccio, ma ancora una volta Terzillo spara dall'angolo a due punti, questa volta è un fire Steph Curry della Serie C. Ok Matteo, non esageriamo, ho capito che ti fai prendere in foga, hai fatto 26 punti tutto quanto, però Matteo con calma, o con calma, ancora bisogna giocare le semifinali tutto quanto, innanzitutto Leonzo spara, altro che Steph Curry qui, Leonzo ha sparato una tripla, no, senza, l'ha pure messa. Qua però si è preso tecnico per flopping, purtroppo dall'inquadratura non si è visto se ha floppato oppure no. Però la tripla, ragazzi, possiamo parlarne, che cavolo di tripla tirato. Joelle, isolamento all'americana, splash! From Honduras! Anzi no, dalle Bahamas viene Joelle, ancora una volta, no, 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 scherzo. Lui non viene né dalle Bahamas né dall'Honduras, viene dal Congo! Il congoliano piccherò il numero 21 e il numero 14, palla rubata ancora una volta dell'hondurassiano che viene dalle Bahamas ma residente negli Stati Uniti d'America, precisamente a Midland, Texas, spara una tripla dall'angolo Mario Caresta, il napoletano residente in via degli Abruzzi 6 a Siracusa, non so chi ci abita là, mi dispiace ragazzi, sono veramente impazzito in questo momento. Scafidi con altri due punti deposita, io stoppo qui e ci vediamo dopo. Ok, sono tornato, scusate ma il mio cervello ha fatto veramente delle scoregge per due minuti di fila. Qua il numero 13 attacca il centro, flotterino contro il numero 3 Nathan De Sosa che è entrato in partita, non riesco manco a parlare, flotterino ancora il numero 11 a 3 minuti dalla fine per il 94-72, Termoli punta per i 100 punti, primi due punti di Cappella della partita, il doppio zero va a depositare, va a bucare la retina contro Scafidi che prende palla dall'altra parte del campo e spara una tripla, esulta verso la curva e prende
tecnico, perché non lo so, non ho manco capito. Però go pass and through di Daniele Cappella, che chiama a sé il pubblico del Pala Sabetta. Ricordiamo a tutti che il Pala Sabetta, ragazzi, è situato in Congo. L'ha costruito Joel Figueras. C'è anche una seconda sede in Honduras, però questo non volevo dire. Spara da tre punti per il 100. La carica dei 102 del numero 33 Grimaldi. Ragazzi, mi assicurerò personalmente che Grimaldi porta le paste prossima settimana in spogliatoio. Grazie per i 100 punti. Schiacciata intanto in alto a De Sosa, il grandissimo coach che ci ha portato alla vittoria. 104-84, partita finita. E c'è un'ultima cosa da dire. E con la vittoria del Termoli e questa mezza rissa rischiata alla fine, perché Nathan ha schiacciato praticamente con 20 secondi sul cronometro quando poteva morire con la palla in mano, si sono scaldati gli animi e andiamo verso le semifinali. Top scorer del match, Scafidi con 27 punti, mentre per Termoli Terzillaccio Malefico con 26. Ragazzi, ci vediamo domenica ore 19 al Pala Sabetta per giocarci la semifinale contro Mosciano. Ma ora ascoltiamo l'intervista post partita. Chi è il tuo MVP? Il mio MVP è Mario Caresta. Cosa pensi che la squadra che ha perso avrebbe dovuto fare meglio? Secondo me la squadra che ha perso doveva difendere di più, però col Termoli non avevano speranze. Se dovessi dare un messaggio alla tua squadra, quale sarebbe? Di non mollare mai, spingere e vincere contro Vasto. Forza Termoli sempre e dobbiamo andare in finale a rompere il Vasto.